Ciao, sono Maria Angela Ancellotta di Fondazione Sinderesi. La nostra è una fondazione che si occupa di etica e di formazione ai ragazzi. Oggi, in questa sede abbiamo avuto modo di parlare di finanza etica, di finanza sostenibile, grazie anche al contributo delle banche di credito cooperativo che sul territorio dell'Emilia sono veramente molto forti. E la finanza etica, la finanza sostenibile e soprattutto, la finanza d'impatto, questa nuova tendenza, di cui si discute, diciamo, a livello internazionale. Abbiamo parlato di impact investing con gli studenti, quindi questa attività di investimento rivolta a imprese, società o fondi che operano e generano un impatto sociale che deve essere misurabile e comunque compatibile con un ritorno finanziario, cioè si tende a tenere insieme quella che è la dimensione economica dalla dimensione sociale. Questi due mondi sono sempre stati separati, invece oggi li ritroviamo riuniti in paradigmi nuovi socio-economici che ci portano ad osservare il mondo in un altro modo e ci portano su nuove frontiere.